Ida Jespica torna alla realtà. Abbiamo intercettato la showgirl venezuelana in stazione centrale al suo arrivo a Milano dopo aver chiuso al quinto posto l'esperienza del Grande Fratello VIP. Sono arrivato in finale, i finalisti sono contenti. Un bilancio positivo, quello di Aida, che ha potuto così riabbracciare il fidanzato Geppi. Sembrava che tra i due, dopo il flirt mai confermato tra Aida e Jeremias, ci fosse aria di crisi. Nella puntata finale del reality, però, lui si è presentato a sorpresa dalla fidanzata, anche se quell'incontro in diretta TV molti lo hanno trovato piuttosto freddo. Ma non pensavo che venissi. Non potevo non venire. No. Insomma, come stanno le cose? Ecco cosa ha confidato Aida ai nostri microfoni. Il ritorno di Geppi, com'è stato? Bello. Ti è mancato? Sì. Qua. Ti è mancato nella casa? Sì, mi è mancato. Aida e Geppi si sono presentati insieme alla festa per i 10 anni delle Cucci Terme Milano, segno che tra loro forse le cose si sono sistemate. E della casa del Grande Fratello, di chi sentirà la mancanza Aida? Mi mancherà più che era soltanto la casa. Soltanto la casa? No, scherzo, comunque li vedrò a tutti e mi mancherà sicuramente un po' di tutti qualcosa. E sicuramente Cristiano molto di più. Ok. Il suo divertimento, la sua, il momento di creare sempre qualcosa per farsi divertire. E adesso per il futuro cosa? Vediamo, sono appena uscita, sono ancora un po', ancora sto riprendendo, però piano piano. Benissimo. Piano piano, poi arriva Natale, poi arriva, diciamo, un mese di festa e vedremo. Perfetto. Buona serata, grazie. Ciao Ida. Ciao.